I droni da strumento di guerra a strumento di pace, un convegno organizzato dall'ITIS di Arezzo per ripercorrere la storia dei piccoli veicoli radiocomandati, nati come strumenti di utilizzo militare, sempre più diffusi nel campo delle applicazioni civili di utilità pubblica. È tantissimo tempo che noi ci preoccupiamo e occupiamo di questo evento. Abbiamo cominciato addirittura 12 anni fa con dei droni con comando con cavo di tipo primitivo, possiamo dire, rispetto a quelli che ci sono oggi. L'anno scorso poi abbiamo deciso di entrare con un'esperienza molto importante con la Quinta, con materia di sistemi e di elettronica, e quindi abbiamo realizzato il drone che è alle mie spalle e poi, ci tengo a precisarlo, l'abbiamo anche messo in sicurezza perché volando in una scuola la prima cosa era che il drone fosse sicuro per chi gli stava intorno. Al centro del convegno non solo l'innovazione e lo sviluppo delle tecnologie, ma anche il sociale, con il tema della roboetica e della privacy. Ormai l'aspetto etico-sociale della robotica è sicuramente di importanza fondamentale, perché la robotica in tutti i suoi aspetti è una nuova scienza che caratterizzerà in modo assolutamente straordinario questo secolo. Come il secolo scorso è stato il secolo delle macchine, il secolo dei computer, questo sarà sicuramente il secolo dei robot, perché tutte le macchine che riconosciamo diventeranno dei robot. E questo chiaramente produrrà dei cambiamenti sociali anche molto rilevanti, ma creerà problemi come tutte le tecnologie. Quindi è importante interrogarsi su quali aspetti siano prioritari, quali strumenti appunto sociali che possono essere strumenti etici ma anche strumenti legali possono aiutare la società ad affrontare questa rivoluzione. La robotica sicuramente è una tecnologia di una potenza tale, di una pervasività, perché come dico, dal micro robot che nemmeno vediamo, la mosca robotica praticamente all'intera fabbrica che è un unico grande robot, oppure a flotte di robot, cambieranno la nostra vita e quindi noi dovremo convivere con queste nuove presenze in mezzo a noi. Al termine del convegno, tempo anche per le prove pratiche nella palestra dell'istituto.